Salve a tutti amici di Professione LED, oggi affrontiamo insieme l'argomento del calcolo della potenza della batteria al litio. Come noi tutti sappiamo, ci sono esigenze in cui si deve portare in giro dell'illuminazione oppure non c'è la fonte di alimentazione di rete e allora bisogna adoperarsi con delle batterie. Noi ovviamente consigliamo le batterie al litio perché hanno tutta una serie di vantaggi, durano più a lungo, non hanno l'effetto memoria, hanno parecchi vantaggi in più, hanno delle dimensioni molto più contenute anche rispetto a potenze elevate, però i conteggi che noi stiamo facendo fondamentalmente sono validi per qualsiasi tipo di batteria. Poniamo il caso, ad esempio, che io abbia una striscia da 5 metri che ha un consumo di 72 watt. Ammettiamo che devo tenerla accesa per 10 ore. Dovrò fare 72 watt per 10 ore, avrò un totale di 720 watt. Dato che ho trovato il consumo totale delle mie 10 ore, a questo punto devo andare a determinare qual è la batteria più adatta al mio circuito. Innanzitutto dovrò sapere l'alimentazione, cioè la tensione di alimentazione della striscia. Poniamo che sia 12 volt. A questo punto mi trovo ad avere 720 watt per 10 ore, parliamo, eh? Li divido per i 12 volt, mi troverò ad avere gli ampere. Quindi 720 diviso 12 sono esattamente 60. Dovrò avere una batteria per fare in modo che la mia accensione di 5 metri duri almeno 10 ore di non meno di 60 ampere. Ovviamente è una bella batteria, una bella bestia. A questo punto devo andare a fare dei ragionamenti. Potrei ad esempio andare a concepire un tipo di installazione in 24 volt, perché se io avessi gli stessi 720 watt, ma in 24 volt, andrei a dimezzare gli ampere, quindi diventerebbero 30. Vedete da soli che a parità di watt avrei la metà degli ampere. Una cosa è trovare una batteria al litio da 60 A, una cosa è trovare una batteria al litio da 30 A in 24 volt. È molto più abbordabile e la troviamo tranquillamente nel mercato. Anche noi, ad esempio, nel nostro sito l'abbiamo, arriviamo anche oltre i 30 A. Infatti poi in descrizione vi metterò proprio i link delle batterie al litio che noi abbiamo disponibili per questa attività. Certo, non è sempre detto che possiamo andare ad applicare il 24 volt perché magari ci sono già dei prodotti acquistati. Noi forniamo delle aziende, ad esempio, che fanno diciamo, i portatrucchi, portacravatte, altra roba. Hanno già, chi produce questa roba ha già magari inserito delle strisce 12 volt, c'è l'esigenza di accenderle e allora bisognerà andare a lavorare sul 12 volt. Ma se dobbiamo fare un processo ex novo, andare a lavorare su 24 volt sarà sicuramente più vantaggioso perché, come abbiamo visto, andiamo a dimezzare l'amperaggio. Di solito tutte le batterie che noi trattiamo sono a norma con la CE, con la ROS, possono essere trasportate, quindi non hanno difficoltà. Perché dico questo? Perché bisogna diffidare dalle truffe. Perché più di una volta alcuni clienti mi hanno contattato, ad esempio dicendomi che hanno comprato su famosi marketplace che noi tutti conosciamo, batterie che vantavano 6.800, 10.000, 12.000 e rotti milliampere, e poi invece dentro si sono trovati la metà, se non un terzo, della potenza reale disponibile. Bisogna quindi chiedere, un'altra cosa da chiedere, ad esempio, è che tipo di celle ci sono nelle batterie che andiamo ad acquistare. Noi ad esempio abbiamo le celle 18650, la AAA 18650, che come tutti sappiamo è una delle celle più accreditate per fare batterie a litio di qualità. Credo che questo tipo di conteggio, di calcolo, sia alla portata di tutti. Se avete dei dubbi, magari potete scrivermi sui commenti di YouTube. Per informazioni commerciali invece basta scriverci a info@professionaled.com. Lasciate come sempre un like se vi è piaciuto il video e ci vediamo al prossimo video tecnico. Arrivederci.